Monte Carlo e i vigneti, connubio che affonda le sue radici nei secoli e che ogni anno si rinnova con la festa del vino che anima il borgo. In queste sere, nel salotto buono della cittadina, si tengono gli incontri che Noi TV, media partner dell'evento, manda in onda con il titolo Sotto il cielo di Monte Carlo. La prima iniziativa era dedicata a Carlo IV, fondatore di Monte Carlo, e alle libagioni del Medioevo. Quel castrum pulcrum, così lui la cita nella sua biografia, fu titolata a lui Mons Carol in quel momento, e quindi Monte Carlo risorge come la fenice, dalle ceneri della vivinaia, grazie all'intervento di questo giovane principe che poi sarà imperatore del Sacro Romano Impero e avrà un importante, diciamo, anche peso politico nella storia d'Italia di quel momento. Siamo nel 1333 e da quel momento fino alla fine del 300 la figura di Carlo IV è centrale nella storia dell'Europa. Martedì, l'ospite d'onore in una serata dedicata al pesce azzurro di Viareggio è stato niente meno che Mimmo d'Alessandro, patron del Summer Festival. D'Alessandro, dopo aver ricevuto in dono il suo ritratto firmato da Roberto Paspinelli, ha aperto la possibilità di portare un concerto a Monte Carlo. Perché no? Perché no? Come dicevo prima, non so se hai sentito quando mi hanno premiato, immeritatamente premiato. Il Summer Festival, quando nasce 18 anni fa, è nato con Andrea Tagliasacchi, mi ricordo benissimo, che doveva essere Lucca l'epicentro e poi farlo, coinvolgere tutta la provincia di Lucca, da Viareggio a Alto Pascio, ovunque c'era uno spazio per fare musica, suonare. Perché no? Quindi è sempre, you never know. Speriamo che di poterlo fare pure a Monte Carlo.